spazio all'arte contemporanea nella Certosa di San Giacomo a Capri con la mostra Pensiero e Materia. La collettiva si inserisce nel programma pluriennale di interscambio internazionale dal titolo Visioni contemporanee alla Certosa e sarà aperta al pubblico fino al prossimo 30 ottobre. Creare un ponte culturale per mettere a confronto 14 artisti argentini con altrettanti esponenti italiani. Questo è l'obiettivo dell'esposizione ideata e realizzata dall'IGAV, Istituto Garuzzo per le Arti Visive, con il Polo Museale della Campania e con il sostegno di Sisalpei e della città di Capri. Ascoltiamo Pierdonato Vercellone, direttore comunicazione del gruppo Sisal, e Rosalba Garuzzo, presidente dell'IGAV. Sisal e arte, un binomio perfetto. Cosa fa Sisal per i giovani, per la cultura? È un binomio perfetto soprattutto perché Sisal, da tradizione, ormai da 70 anni investe nell'innovazione. Ovviamente investe anche nei giovani, noi siamo un'azienda giovane, Sisalpay, il nostro brand dei servizi di pagamento, ha solamente 5-6 anni di vita e da ormai qualche anno sosteniamo la fondazione IGAV per questa importante mostra sull'arte contemporanea, dove noi vogliamo appunto dare spazio al talento giovanile, all'arte e alla cultura, proprio perché riteniamo sia molto importante per i giovani avere la possibilità e lo spazio per emergere. E dal punto di vista anche Sisal, per noi l'innovazione è fondamentale sia per i servizi, sia per i prodotti, ma anche proprio per cercare di dare un contributo al paese, sia dal punto di vista culturale, sia dal punto di vista delle tecnologie abilitanti a servizio appunto dei consumatori e dei cittadini. Da alcuni anni ormai siamo qui a Capri nell'ambito del convegno di Ernst & Young sull'innovazione e abbiamo proprio voluto abbinare a questo importante convegno anche la mostra, proprio perché per noi talento e innovazione fanno parte appunto di uno spirito e di una mission che Sisalpay vuole portare avanti. Siamo qui alla Certosa con una rassegna e siamo alla terza edizione che si chiama Visioni Contemporanea. Questa mostra che abbiamo portato dal titolo Pensiero e Materia sono 14 artisti italiani e 14 artisti argentini. Arte contemporanea di grande qualità sia dalla parte italiana che dalla parte argentina. Grande successo qui a Capri, mi dicono il Polo Museale della Campania che sono più di 200 persone al giorno che vengono a visitarla e veramente, scusatemi, ma lo ritengo successo. Capri è una piccola isola, l'arte contemporanea italiana è così poco conosciuta all'estero, i nostri artisti, e io da 10 anni ho portato in giro per il mondo 300 artisti. Vi devo dire che in questo gravoso lavoro, soprattutto per questa manifestazione di Capri, ho come sponsor Sisalpay che ha questa sensibilità sull'arte contemporanea.